Si ricomincia e Menichini, il nuovo allenatore del Crotone, è pronto a buttarsi nella mischia. Di nuovo la Serie B, quest'anno resa più competitiva da Livorno, Siena ed Atalanta, le tre retrocesse dalla massima serie, l'obiettivo dell'FC Crotone. E non dimentichiamoci di Torino, Regina ed Empoli, le tre deluse della passata stagione, pronte a riprendere la corsa verso la Serie A. E di Serie A Menichini ne sa qualcosa. 10 anni passati alla corte di Carletto Mazzone, oltre ad avergli trasmesso le giuste competenze, avranno inciso fortemente nel costruire ed indirizzare la sua filosofia di gioco. Allora, dicevo prima a un collega, a un tuo collega, Carletto Mazzone è stato sottovalutato, perché le sue squadre hanno sempre giocato a calcio. Invece è stato un po' identificato in un calcio aggressivo, in un calcio speculare. Invece io, che ho avuto la fortuna di lavorare per lui, di stare con lui, posso dire che le sue squadre hanno sempre avuto giocatori bravi tecnicamente. E io, su questa filosofia, tra il giocatore che conquista palla e quello che la gioca, preferisco sempre quello che la gioca, anche sapendo che, essendo un gioco di squadra, poi quando ce l'hanno l'avversario bisogna tutti adoperarsi per riconquistarla, questo è normale. In casa Crotone si continua a parlare di salvezza anche per questa stagione. I 62 punti dell'anno passato sono da dimenticare al più presto. C'è da lottare e da sudare senza sconvolgere i piani della società, che in Menichini ha intravisto l'uomo e l'allenatore ideale per far divertire il pubblico, cercando di prediligere sempre il bel gioco e d'attacco. No, io dicevo prima, non bisogna metterci sulle spalle una zavorra da dire dobbiamo arrivare là. Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo vivere la giornata, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo di partita in partita, e a fine della partita prendiamo quello che siamo stati capaci di prendere. Quindi porci dei problemi. È chiaro che una volta che abbiamo raggiunto la salvezza, dopo non è che stiamo lì a divertirci. Ci divertiamo, ma cerchiamo di ottenere il massimo. Ma il campionato è molto difficile, molto equilibrato. Direi che è d'assaggio anche da parte della società parlare con tranquillità prima di raggiungere l'obiettivo salvezza, che una città come Crotone, come tutte, è importante, e poi dopo ci poniamo eventualmente altri obiettivi. Poi, come sapete, probabilmente va via dei giocatori, qualcuno in fine prestito va via dei giovani, arriveranno altri, ci vuole un attimo di pazienza da integrare questi giocatori. È chiaro che se va via giocatori bravi, io mi auguro che ne vengano altrettanti bravi, però insomma non sempre è così facile, quindi ci vuole un attimo di pazienza, di lavoro e avere appunto anche il pubblico, anche voi della stampa, avere l'umiltà di darci una mano, non di essere eccessivamente critici nei nostri confronti. Giusto.